emozione. Come facciamo? Grazie. 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 Come si fa adesso? Come facciamo a far capire quello che c'è fra io e te? Vabbè, tra poco pubblicità o tra poco la pubblicità? Già siamo così, che bello, adoro. Tra poco pubblicità. A tra poco. Ah no, a tra poco. Ta-cia, cia, cia, cia. Allora, sai che non sapevo da come presentarti, ti devo dire la verità, perché solo io e te sappiamo, accade poche volte nella vita, ma solo noi due sappiamo che cosa ci lega, che è qualcosa di, secondo me, indefinito. Tu riesci a definire qual è il nostro rapporto, Luigi? Non lo so. È un rapporto di... Allora, nel mondo dello spettacolo, lo dico alle persone che sono qua e a casa, nel mondo della comunicazione e dello spettacolo, dove si costruiscono dei rapporti spesso effimeri, di convenienza, si vede alti e bassi, no? Magari si è amici fino al minuto prima di andare in onda, il minuto dopo. Con Mara si è instaurato negli anni un meccanismo incredibilmente sincero. Innanzitutto perché tu hai un dono che pochi hanno, la capacità di sapere ascoltare. E io mi sono sentito molto ascoltato da te negli anni, soprattutto quando ero più giovane, dove vivevo un conflitto interiore, dove vivevo ovviamente la supponenza di un ragazzino a cui venivano dati degli strumenti molto presto. Sono stato molto fortunato, un privilegiato, cioè ho cominciato a fare questo mestiere prestissimo, facendo un sacco di errori. E devo dire che con Mara c'è stato un rapporto, perdonate la parola, diciamo quasi carnale, cioè un rapporto di riconoscimento e di ascolto reciproco, e nei momenti, diciamo, più difficili anche della mia vita sentimentale, che sono però... Lei c'era. Sì, e tu per me. Allora, io voglio partire da un'intervista che abbiamo trovato con Enzo Biagi, dove viene fuori quel diaco che ho conosciuto io un po' di anni fa. Vediamolo, perché è un momento molto bello col grande Enzo Biagi. Ma lei si sentiva infelice? Beh, si sentiva, lei parla al passato. Beh, insomma, non mi sento felice neanche adesso, anche perché diciamo che non sono molto sedotto dalla felicità. Prima di iniziare questa intervista lei mi ha detto una cosa che mi ha colpito, mi ha detto lei deve puntare alla serenità. Ma insomma, la serenità è un valore ancora più difficile da raggiungere della felicità, perché come si sa la felicità può essere un momento, mentre la serenità è più dilatata nel tempo. Comunque forse non ero sereno prima, ora lo sono di più. Mi permetto, come consolazione direi, di dirle una piccola poesia di Terlusse. Prego. C'è un'ape che si posa su un bocciolo di rosa, lo succhia e se ne va. Tutto sommato la felicità è una piccola cosa. Gliela rubo. Niente. La imparerò a memoria. Cosa hai ritrovato? Io trovo un momento bellissimo. Ma ti racconto una cosa che non ho mai raccontato, anche perché è la prima volta che mi capita di rivederla. Avevo rilasciato un'intervista a Candida Morvillo per il settimanale A, che dirigeva Maria Latella. Sì. A un certo punto, saranno passati 5-6 giorni, dall'altra parte del telefono c'era il capo struttura che si occupava del programma di Enzo Biagi, rotocalco televisivo, e mi dice a me, 25enne, insomma, senza arte né parte, diciamoci la verità, alle prime armi, le passo il dottor Biagi.
Io rimasi molto colpito perché Biagi mi chiese di andare ospite nella sua trasmissione Rotocalco Televisivo in una puntata dedicata ai giovani. Quindi ovviamente non solo accetto, corro, ma più che altro per conoscere Enzo Biagi. Qualsiasi giornalista avrebbe voluto incontrarlo. Un maestro. Ma la cosa più assurda è che io pensavo di prendere il trenino, andare nella via che mi era stata data dalla produzione e finire in uno studio televisivo. Cioè, non so, via Mecenate. E invece finisco, citofono, Enzo Biagi, e finisco nella casa di Enzo Biagi. Perché? Perché Biagi in quel periodo non stava bene. Non stava molto bene. La RAI gli aveva predisposto un piccolo studio nella stanza attigua alla sua camera da letto. E quindi io mi sono ritrovato a mangiare la minestrina con Enzo Biagi e sua figlia Bice e a registrare lì l'intervista, e devo dire che porto nel cuore questo incontro, ma non per la sua soluzione televisiva, ma per l'incontro privato, aver conosciuto quest'uomo tenero e con il cuore grande, capace di regalare attenzione a un ragazzo sprovveduto come ero io allora, beh, insomma, è una cosa bellissima. Solo i grandi lo fanno. Sì. A proposito di grandi, voglio farti vedere quelli che sono stati negli anni un po' i tuoi maestri, o i tuoi punti di riferimento, parlo sempre professionalmente, ma anche affettivamente però, vediamo. Sono venuto perché mi sei simpatico, ti dico la verità, se non sarei mai venuto. Grazie. Dico la verità. Io ti abbraccio e ti ringrazio di cuore per tutto. Grazie. Voglio bene, Maurizio Costanzo! Cassai, io ero giovanissimo, andavo a scuola, facevo liceo. Non andavo molto bene a scuola perché volevo fare questo lavoro. E facevo la radio, nella radio dell'allora PCPDS, si chiamava Italia Radio. Andai con i miei compagni di scuola, Martino, Carlo, Alberto, a bussare alla sede di questa radio. Era Piazza del Gesù e avevamo un programma che conducevamo solo il sabato, si chiamava Solo di Sabato. E come tutti i ragazzi di quell'età, occupavamo la scuola, facevamo le assemblee studentesche e io utilizzavo, diciamo, questo spazio delle assemblee per invitare a scuola quelli che a me piacevano. E c'era questo signore fantastico che guardavo la sera al TG3 che faceva gli editoriali, ho detto io Curzi lo voglio incontrare. Curzi. E quindi avevo 14-15 anni, chiamai la redazione del TG3 e dissi sono il rappresentante istituto del liceo Mameli, volevo invitare il direttore Cursi. Cursi venne. Questo perché racconto questo episodio? Perché ho avuto il papà che è salito in cielo quando avevo 5 anni e la costante della mia esistenza è stata quella della ricerca di quella figura maschile. Me la sono andato a cercare da solo. L'ho trovata... Anche con Maurizio poi è stata un po' l'ho trovata, cosa, guarda, no? Cursi è stato l'incontro... che ovviamente mi commuove di più perché è stato tutto per me, nel senso avere un signore che si prendeva cura di questo bambino di 15 anni, lo invitava nella redazione del TG3, gli spiegava come fare questo mestiere, poi lui mi portò a Telemonte Carlo, insomma, e poi da lì me li sono andati a cercare, per esempio Costanzo è una storia incredibile, io andavo a scuola vicino al Teatro Parioli, volevo conoscere a tutti i costi Costanzo, quindi che feci? Mi misi davanti l'entrata artisti del Teatro Parioli, età 15, quindi pensate alla pazzia, e attendevo che Costanzo uscisse, ma Costanzo non usciva e non entrava mai, sbagliavo ora, ma c'era un signore che fumava il sigaro e capì che era l'autore di riferimento del Costanzo Show, si chiamava Alberto Silvestri, a cui voglio dedicare questo applauso. Grande. E Alberto mi presentò Maurizio. E lì è poi è nato il rapporto con Costanzo, che è un rapporto... Sei diventato l'autore e adesso tu... Io sono venuta a ospite al Costanzo Show e tu sei lì... Nella stessa posizione di Alberto. Nella stessa posizione
di sì, ovviamente è imparagonabile. Pensa te a quel ragazzino che aspettava fuori, no, dal teatro Barioni. Sembrava incredibile. Peraltro Silvestri, papà di Daniele Silvestri. Daniele, lo ritengo, devo dirti la verità, il privilegio più grande. Professionalmente, l'idea di che quel sogno di quel ragazzino di 15 anni possa essersi realizzato cucinando dietro le quinte quel programma con Maurizio, dal punto di vista professionale lo ritengo francamente il mio raggiungimento più grande. Però quest'estate è successo qualcosa con un programma nato con tanta fatica, non è stato lo sai, sì, l'ho visto nascere e so quali sono state le difficoltà, l'amore, l'entusiasmo, la passione che tu hai messo in questo progetto, però poi qualche giorno prima di cominciare mi chiamavi, no Mara, forse non va, non, insomma le difficoltà. Poi finalmente io e te si è concretizzato, è nato un programma piccolo, fatto da te con tanta umiltà, ma con tantissimo amore. Grazie, con tantissimo amore, ed è stato un successo e soprattutto hai conquistato il pubblico, perché io dovunque vado grazie, io sono stata a Napoli in un ristorante lì a Mare Chiaro da Cicciotto, da e la proprietaria mi ha detto, piangeva, me lo devi abbracciare, ma lo vedi, voglio dire, ma hai conquistato il cuore delle persone con questo programma che è Io e Te. Ma sai, la vita di chi fa questo mestiere, e tu lo sai meglio di chiunque altro, è fatta di alti e bassi. Roberto D'Agostino tanti anni fa mi disse una cosa che è rimasto un must dentro di me: le carriere non si fanno col talento ma con il carattere. È inutile girarci intorno, io ho cominciato prestissimo, avevo un pessimo carattere, molte spigolature, avevo una certa supponenza, una impreparazione anche legata alla diplomazia che andava ovviamente applicata nei contesti di lavoro. Ho sbagliato, ma grazie agli errori che ho imparato a perdonarmi negli anni, grazie all'analisi, sono riuscito a mettere insieme una squadra di persone che mi hanno compreso. Io e te è il frutto di un lavoro di squadra, ma lo voglio dire pubblicamente, e tu lo sai meglio, è il frutto di tantissime conversazioni fatte con te. Io pensavo una volta che la televisione andava fatta in maniera più scritta e più articolata. Ho imparato vedendoti e frequentandoti che la TV naturale, senza scaletto e senza copione, fatta con il cuore, è la TV che arriva alla gente. Grazie. Copia e incolla. Ho fatto copia e incolla. Male, ma l'ho fatto. Ma io so parla solo così la televisione. Ti voglio far vedere questo momento. Posso dire solamente che la prima puntata, che non è andata benissimo di te, perché chiaramente dovevamo prendere confidenza col pubblico, a un certo punto finisci la trasmissione, mi chiama Mara, fantastica, mi fa, Pigi, ma la scaletta la devi completamente cambiare. E quindi ho cambiato la scaletta grazie ai consigli di zia Mara. Togli il talk, togli iniziale, il talk. È troppo alto. Un talk che non si capiva. Ci vuole la ciccia, la gente vuole la ciccia. Vediamo questo momento tuo, molto molto tenero, un momento di grande verità. Step out into dawn, you pray till the lights come on, and then you feel like you've just been born. Non so come prenderla, francamente. Ho un videomessaggio della tua mamma. Della mia mamma? Sì. Mia mamma? Sì. Tu eri opinionista, avevi fatto un'intervista per Vanity Fair quel giorno. Sei arrivato da me in camerino in lacrime. Mm-hmm. Perché era un'intervista molto bella, che io avevo letto la mattina, ma dove tu
parlavi della tua vita senza pudori, senza... E così bisogna fare, così. Però quell'intervista l'aveva letta anche tua madre e tu eri devastato dal dolore perché tua mamma non l'aveva presa bene. No. E allora quel giorno, durante la diretta di Vita in Diretta, a un certo punto, io guardando in telecamera, ho voluto parlare a tua mamma. E Diaco, posso farti i complimenti per questa intervista che tu hai fatto su una rivista che si chiama Vanity Fair e credo che la tua mamma debba essere orgogliosa di te. Grazie. Allora, io non ho mai creduto nell'identità sessuale. Non credo che la sessualità sia una patente d'identità e non credo che la sessualità sia un argomento in cui fa ruotare tutto intorno il centro dell'esistenza di un essere umano. Io penso che la sessualità sia un dettaglio della personalità di ognuno di noi e per me è stato molto difficile poter vivere alla luce del sole questo sentimento con la profondità con cui ho sempre pensato debba essere vissuto il sentimento dell'amore. Sono stato molto scorretto con i sentimenti in passato, Mara lo sa bene, sì, lo so, però mordi poi e fuggi. Alessio in qualche maniera però ti ha dato poi... Devo dire che quattro anni fa ho incontrato la mia vita, quello che è la mia vita, ho incontrato un amico, un complice, un alleato, un punto di vista, un grande ascoltatore, ma soprattutto ho incontrato un ragazzo buono e per bene. E la sua generosità d'animo mi ha talmente contagiato che ho capito che nella vita l'amore non si misura esclusivamente con la passione, ma si misura nella capacità di non starsi davanti, ma di lato, a fianco. E spero veramente per tutta la vita di poter stringere la mano di Alessio fino alla fine. Io mando un bacio ad Alessio e voglio mandare il videomessaggio che tua madre ha fatto per te. C'è gente che ha avuto mille cose. Pierluigi era un bambino carino, ubbidiente. E poi si è un po' incupito dopo la morte del suo papà. Una volta ha scritto su un tema dove diceva che mancava tanto questo papà, però mia mamma ha detto che con un carattere forte riesce a portare avanti tutto. Per cercare nuove avventure. Bellissimo rapporto abbiamo io e Pierluigi, tant'è vero che andiamo in vacanza almeno per 3-4 giorni d'estate insieme, io e lui soli. E mi fa di tutto, mi porta dappertutto. Lui quando mi ha detto che appunto si voleva sposare con Alessio, io ho consentito subito. Abbiamo fatto un bel matrimonio, sono contenta perché ha trovato una bellissima famiglia. Ti regalerò. Ciao Pierluigi, sei cresciuto in fretta contro l'avversità della vita. Hai superato 1000 ostacoli, mantieniti sempre onesto, gentile e rispettoso. Ti voglio tanto bene e tu lo sai, sei il mio orgoglio insieme alle tue sorelle. Sei riuscita a fare una cosa... La mia mamma non ha mai amato molto la visibilità, è una donna piena di pudore, una donna all'antica. Non pensavo di poterla vedere, è la prima volta che mi capita di vederla attraverso un video. Che cosa vi devo dire? Io sono cresciuto con lei e le mie tre sorelle. E lei non si è reinventata una vita dopo la morte di mio papà e ha dedicato l'intera esistenza a noi. Ricordo che quando ero pischello, avevo 15-16 anni, in scooter, tornavo alle 2-3 di notte, lei era preoccupata, mi aspettava. Mi è sempre stata vicino
e mi ha sempre insegnato quanto sia importante il rispetto degli altri e quanto sia importante essere leali nella vita. E, è una donna del Sud, e appartiene a quella generazione di donne del Sud che sono andate via per amore, ha fatto la fuitina con suo marito per investire tutto in questo amore che lei ha perso a 39 anni. E attraverso il saluto a mia mamma, che ringrazio di cuore, voglio mandare un saluto a tutte quelle donne di un'Italia che non c'è più, un'Italia bellissima, di un'Italia di persone che hanno conosciuto la cultura attraverso l'esperienza e non attraverso la scuola e i libri, perché magari non se lo potevano permettere, dovevano lavorare. E dedico questo saluto a mia mamma, a tutte quelle donne grazie. Che dal sud sono andate al nord e hanno fatto grande questo paese. Il tuo programma va benissimo, tutti sabato sera in seconda serata, Io e te, com'è il titolo? Io e te di notte. Quindi c'era Roberto, è stato divertentissimo. Sì, l'ho visto, ti ho visto. Diciamoci la verità, perché non bisogna essere... Grande successo, devo mandare la pubblicità se non mi licenziano. Dopo abbiamo un po' di tempo da recuperare, pubblicità. Ok. C'è domenica in sulla Rai, c'è domenica in. C'è domenica Iato, e lui dice come sei riuscita, perché mamma mai. Beh, mamma è molto distaccata, distante, poi è una donna molto semplice, e come tutte le donne semplici vivono, diciamo, lo spettacolo. Per cui non te l'aspettavi, eh? Ma solo non con te. Non te l'aspetti manco dalle tue sorelle, allora, un videomessaggio. Dai, ma che state? Ma veramente? Ma che state? Ma Mara, ma sei pazza? Ma mai? Mandate. Ma che state fuori? Fuori vera. È il tuo momento. Molto bene. Vai, dai, serie. Ciao Biggi, come puoi vedere siamo nella tua cameretta, ci siamo io e Perry perché Marinella per motivi di lavoro non può essere con noi, conserva sempre il tuo entusiasmo, il tuo modo di essere così sincero, così pieno di vitalità e di vivere come stai vivendo nella bellezza del tuo essere. E poi conserva anche la passione. E la profondità, e la tenerezza, la dolcezza, la capacità di collegare le cose che sai fare molto bene e anche il coraggio di essere quello che sei, una persona libera. Ciao, ciao! Che belle parole, che belle parole! Ma come hai fatto? Sono bravi i miei, hanno chiamato e loro... perché sanno che siamo qui e famiglia, sono per cui Perry, si sentivano rassicurate. Sono Perry, che mia sorella che fa la maestra elementare, Rosanna, che è mamma di due bellissime mie nipoti, Perry invece ne ha tre, che sono miei nipoti, con cui passo abbastanza tempo perché mi piacciono un sacco i ragazzi. Uno di loro ha vissuto anche con me, Lorenzo, adesso ha una band. Sai, crescere con una mamma e tre sorelle non è stato facilissimo, perché la morte del mio papà chiaramente... L'hai accusata molto. L'hanno accusata tutti loro. L'ha detto anche prima mamma. L'hanno accusata, sì. I nostri primi Natali, quando ero piccolino, insomma, un po' di malinconia a casa c'era. La nascita dei nipoti ha portato tantissima gioia in casa e a me l'idea di prendermi questa mamma... Questa cosa mi emoziona particolarmente perché mi è capitato tante volte, lo dico al pubblico che è qui e a casa, di parlare a Mara della mia mamma. Mi imbarazzava un po' perché non capivo quale fosse la chiave per poter parlare di una cosa così intima ad una persona come Mara, che sì, conoscevo in passato, ma con cui ancora non c'era il rapporto che c'è oggi. Lei mi ha conquistato subito parlandomi della sua di mamma. Pensate che Mara, quando io andavo ospite da lei alla Vita in Diretta, usciva dagli studi della Vita in Diretta in via Teulada, saliva su una macchina, andava alla stazione e andava a trovare la mamma che non stava bene negli ultimi anni
a Venezia, a Mestre, la mattina dopo prendeva un treno e tornava a Roma. Quel racconto vissuto insieme a Mara, quel fatto che magari uno la chiamava alle 2 di notte e lei era ancora sveglia, la verità e la confidenza con cui mi parlava della sua di mamma mi hanno spinto velocemente a confidargli la parte più intima del mio rapporto con la mia di mamma, e sono veramente onorato che la mia mamma per la prima volta abbia accettato di dire qualcosa in questa trasmissione, perché ritengo questa intervista non un'intervista televisiva ma un'intervista casalinga. Mi sento a casa qui. Grazie. Faccio vedere un altro filmato così finiamo. Devo l'uomo che sono diventato alla mia famiglia, alla mia mamma e alle mie 3 sorelle, ma devo la mia serenità e questo programma, che in realtà non si chiama Io e Te, neanche Io e Voi, ma si chiama Io e Alessio, alla cosa a cui tengo di più. Sai che non sarò lontano, chiama tu chiama piano, ed arriverò quell'attimo è anche mio. Ci lasciamo con le così. Grazie.